Siamo giunti alla terza domenica di Quaresima, con l'episodio di Gesù che scaccia i venditori dal Tempio. Che significato ha il gesto di Gesù? Il Tempio per i giudei era il centro di tutta la fede e la vita religiosa. Era il luogo in cui si offrivano in sacrificio gli animali ed era il luogo dell'assemblea che si riuniva per lodare Dio. Gesù, con il suo gesto dirompente, ci dice che Dio non va cercato nell'edificio, ma in Lui che è il nuovo Tempio voluto dal Padre. I sacrifici degli animali sono superati perché Lui è l'agnello immolato una volta per sempre. È Lui il nuovo Tempio in cui Dio Padre vuole riunire tutti i Suoi figli. È un'azione che inizialmente appare in contrasto con lo stile mite del Signore, ma è un gesto che ha un valore profetico. Voleva parlare del Tempio del suo corpo che risorgerà il terzo giorno. Cosa ci invita a fare Gesù? Egli vuole trasmetterci il suo desiderio di portarlo nella vita di ogni giorno. Gesù ci riunisce nelle nostre chiese per poter incontrare il suo amore e poi annunciarlo e viverlo nella nostra quotidianità. E questo il significato del nuovo Tempio che Gesù ha inaugurato con la sua morte e resurrezione.